Bello a tutti ragazzi, qui è Giulio360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Minecraft. E prima di iniziare ragazzi, come sempre, 100 like se volete il prossimo episodio. Prima di iniziare però vi devo far vedere questa cosa stupenda che è la mappa. Finalmente sono riuscito a riprenderla e devo ringraziare AleGamer89 perché mi ha aiutato davvero tantissimo e mi ha trovato appunto una cassa qui vicino a casa mia, dove dentro appunto c'era la pietra rossa. Quindi avendo la pietra rossa sono riuscito a fare a rifarmi diciamo la mappa. Poi qualcuno di voi mi ha anche detto di scavare qui vicino casa per farmi una specie di miniera e per prendermi il ferro, e l'intenzione era quella. Però quando sono andato a prendere la cassa dove c'era la pietra rossa, ho visto che nelle vicinanze c'era del ferro. Allora l'ho preso direttamente da lì senza fare la caverna diciamo qua sotto, dove c'è la miniera qua sotto dove trovare tutte quante le varie cose. Però ragazzi, vi devo ringraziare davvero tutti quanti perché siete stati utilissimi tutti quanti, mi avete aiutato davvero tantissimo e quindi grazie mille. Adesso abbiamo di nuovo la mappa e magicamente è riapparsa anche la parte che io avevo già visitato, non lo sapevo, pensavo che dovevo rivisitarla di nuovo per sbloccarla, invece no, sappiamo anche che lì ci siamo già andati. Poi, un'altra cosa, ho visto che l'idea di mettere il vetro come ultimo strato della casa vi è piaciuta molto. Allora, io pensavo che era un po' così una cavolata, invece è piaciuta molto e quindi ho raccolto anche della sabbia e del carbone che ho trovato sempre vicino al ferro dove mi ha detto AleGamer89 di andare, e quindi sto facendo tutto il vetro. Ne sono 27, quindi io direi di iniziarle a piazzare, così almeno non sprechiamo tutto il carbone. Perché c'è molto utile il carbone, soprattutto per le torce. Allora, iniziamo a mettere il vetro così. Io direi che viene abbastanza bene. Io l'avevo detto così, tanto per dire. Poi dopo alla fine ho visto che è piaciuto a tutti quanti e quindi ho detto adesso lo facciamo. Ma che dite ragazzi se faccio anche il tetto di vetro? No, dove l'ho messo? Mi sono vetrato da solo? No. Ok, calma. Che dite ragazzi se faccio anche il tetto di vetro? Secondo me viene abbastanza bello. Boh. Boh, no, è finito, ok, forse ce n'ho ancora altre 4. E comunque in questo episodio, ragazzi, andremo alla ricerca di un villaggio. Perché come vi ho fatto vedere 2-3 episodi fa, mi sembra, vi ho dato il mio seme nel mio villaggio. Quindi chi ancora non lo sa può andare nel mio villaggio a vedere appunto che cosa c'è in giro. E oggi, se riusciamo, andiamo a vedere un villaggio che mi ha detto Daniele Inghilterra. Se riesco, vi metto anche il commento qui sotto, che mi ha detto che c'è un villaggio e mi ha dato le coordinate. Quindi adesso vorrei finire un attimo il tetto, se ce la faccio. E mi sa di no, però. 4, vabbè, dai, lo lasciamo così e poi dopo ci penseremo. Mi ha detto di appunto di andare a vedere questo villaggio. Prima di partire, però, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché non voglio rimorire di nuovo, perché è impossibile riprendere la mappa. Io non so davvero come fate voi quando morite a riprendere sempre la mappa, oppure secondo me voi non morite mai. Però io adesso sono molto a rischio. E quindi voglio stare parecchio attento. Intanto voglio uccidere un attimo un po' di animali, perché voglio portarmi qualcosa appresso da mangiare, perché secondo me se il villaggio è abbastanza lontano non ce la facciamo. Poi il villaggio mi è utile perché se ci sono gli allevamenti tipo lì vicino, possiamo prendere le carote e tutto, quindi mi è molto utile. Quindi detto questo, andiamo qua. Io ci metterò 3 ore ragazzi per trovare il villaggio, però vabbè, casomai ci metto troppo tempo. Faccio dei tagli, qui si è fatto il grano e quindi io lo tolgo e quello che ho preso, i semi, diciamo, li rimetto. Ecco qua, uno e due. Ok, allora abbiamo 3 costolette di maiale, però sono crude. Vabbè, io direi di partire lo stesso, dai, tanto quanto è lontano. Allora, vediamo un po', le coordinate sono meno 624 e ok, quindi è praticamente tutto dritto di là. E esco fuori mappa poi, ragazzi, esco fuori mappa. Vabbè, chi se ne frega, usciamo fuori mappa. Pazienza. E dopo per tornare indietro, però, come faccio? Mi servono comunque le coordinate della casa. Io le coordinate della casa mi sembra che ce le ho segnate sul telefono. Vediamo un po'. C'è il telefono pieno di coordinate, ragazzi. Tutte le note qui, tutte piene di coordinate. Allora, ho queste coordinate qui, che forse è la casa. Sì, ok, sì. Ho le coordinate de della mia casa, quindi casomai succede qualcosa, che esco fuori mappa e non so più dove come rientrare a casa, ho le coordinate, quindi adesso andiamo
nel villaggio che ci ha detto Daniele in Inghilterra, che ringraziamo. Allora, meno 694, quindi andiamo subito. Comunque, l'idea della miniera, mentre andiamo lì velocissimi, vi dico una cosa importante, cioè che io l'idea della miniera, io vorrei farmela sotto casa mia, perché visto che io muoio sempre, ragazzi, se io non so giocare a Minecraft, cioè lo sapete che io non so giocare, e muoio quasi sempre, quindi se andiamo alla ricerca in un'altra miniera e mi immergo nella miniera, dopo al 90% io da lì non esco più perché muoio. E questo significa perdere di nuovo tutto. Quindi, no, dai, il buco sono andato a prendere. C'è la miseria. E quindi, ragazzi, io stavo pensando comunque di farmi la miniera. Io adesso qui sotto nei commenti, ragazzi, spiegatemi un po' a che livello devo andare. Perché qualcuno mi ha detto scava fino in fondo e sali di 12 e lì fai. E lì inizi a scavare, appunto. Quindi fatemi sapere se è giusto così. Oppure no? Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. Io aspetto i vostri commenti. Io cerco di registrare più puntate possibili. Intanto aspetta. In teoria dovremmo vederlo, no? Allora, meno no. C'è ancora tanto da fare. Comunque, io cerco di registrare più puntate con te insieme. Perché comunque. Cioè, non mi piace fare quindi giocare 15 minuti e poi basta. Mi piace quando gioco a Minecraft, mi piace giocarci per. Delle ore, 2 ore tipo, e prepararmi gli episodi per tutta quanta la settimana. Quindi è per questo che quando vi dico che non ho ancora letto i vostri commenti è perché lo registrerò tutte quante insieme. Ci siamo quasi. Allora, secondo me è lì perché è meno 600, però è anche Z 247. Allora, prima facciamo la X, poi la Y ci siamo perché la Y è 73 e poi la Z è 247, quindi è tutt'altra parte, la Z, ma la Z si va di là per, no, si va di là per scendere la Z. Ok, quindi è di là. Ok, quindi facciamoci sta nuotata insieme. Meno 694. Ok, quindi è qui 94 e poi dobbiamo andare di là perché è 247, quindi dritto di qua e speriamo di trovare il villaggio. Ragazzi, se troviamo il villaggio, io vorrei sistemarmi. Sinceramente io vorrei farmi la casa anche nel villaggio. Mi sono portato la lana. No. No, dimmi che l'ho presa la lana. No, per favore, no. No, l'ho rimasta nella cassa. L'ho rimasta nella cassa. Ma porca miseria, prima di iniziare l'episodio mi ero preparato tre cose di lana. Così potevo farmi il letto se trovavo il villaggio. Me ne sono dimenticate lì. Porca miseria. Allora, fa niente qua. Se becchiamo delle pe... Bello, bello, bello. Allora, aspettate un attimo, è uno, due, da mangiare, no, vabbè, prima il letto che è la cosa più importante, due, mi manca l'ultima che è qui, esatto. Ok, allora qui ci dovrebbe essere il villaggio, c'è anche delle zucche, che prendiamo ragazzi così facciamo tutto golem e cagate varie, ce le facciamo tutte perché le zucche sono introvabili, io le trovo solo quando non le voglio trovare. Eccolo lì il villaggio, grandissimo Daniele, grandissimo, grandissimo, prendiamoci le zucche. Prendiamole tutte quante, che poi dopo alla fine le zucche a che servono? Solo per fare il golem, eccetera, penso. Boh, non so che se si cucinano, penso proprio di no. Comunque, eccolo lì, il villaggio, l'abbiamo trovato. Primo villaggio, grazie mille ragazzi, grazie mille a Daniele, grazie mille a tutti quanti. Mi avete scritto davvero tantissime coordinate, davvero chi mi ha scritto anche delle coordinate per i diamanti, eccetera. Quindi fatemi sapere ragazzi qui sotto nei commenti qualche cosa che trovate, un villaggio oppure qualche altra roba. Così l'andiamo a vedere insieme e naturalmente spero di farmi una piccola casa. Dimmi che hanno le carote questi. Io sto prendendo tutte le cose per i grani, per fare il grano a casa mia, eh. Perciò sto rompendo come un pazzo tutto quello che mi capita. Eccoli lì. Perfetto, ragazzi, perfetto. Che ci fai tutti nel buco? Ma io non lo so, però è bello sto villaggio, dai, ci sta come villaggio. Allora, vediamo che cosa c'hanno qua dentro così ci svaligiamo tipo tutto. Allora, qua non hanno nulla. Allora, c'hanno una cassa, no, questi? Oppure vivono così senza nulla? Senza nulla, non hanno niente. Il grano qui si è fatto e quindi me lo prendo. Allora, hanno solo del grano questi qua, non hanno nulla. È un piccolo villaggio, non è grandissimo come quello di sabbia che abbiamo trovato l'altra volta, eh. Allora, qui ci facciamo tutto. Ok, e ci prendiamo il grano. Io quasi quasi me lo prendo tutto, raga. Tanto mi danno i semi.
Oppure li facciamo crescere ancora, facciamoli crescere ancora, va. Comunque sta facendo notte. Allora, il letto. Aspetta, ma per fare il letto mica non serve solo la. Allora, con calma. Il letto si può fare senza. No, non si può fare. Quindi devo farmi la cosa che posso farmela. Sì, eccolo qua. Allora, dovete tornare tutti quanti in casa, perché sennò qua finiamo come l'altra volta che faccio sparire il villaggio, che faccio uccidere tutti. Ma non ci va qua un letto. Ma che case avete voi? Avete una casa che ci vanno due persone? Qui, ok, io salirei qua sopra. Qua ci sarà sicuramente qualcuno qua. No, ok, quindi qua ci facciamo la cassa. Guardate lì che accampamento. Cioè, proprio, mamma mia, peggio di così. Allora, qui ci facciamo il coso. E qua il letto, che ci serve tre cose. Di queste ci facciamo il letto, eccolo qua. E le possiamo piazzare qui. Sul te. No, ho sbagliato. Dai, adesso 3 ore. Lascia. Ok. E ce lo facciamo qui. Lì c'è. Oh, qui è anche una bella visuale. Qui mi piace, mi piace. Allora, boom. Boom, mettiamo il letto e dormiamo. E dormiamo. Comunque, ragazzi, io ho notato che alcune volte la mia webcam si blocca. Io non so perché si blocchi. Ve lo fa solo quando registro con il computer portatile. Quando faccio col computer fisso va tutto quanto a meraviglia. Però col computer portatile qualche volta lag. Quindi io adesso non so come fare perché posso registrare solo col computer portatile. Quindi mi dispiace se qualche volta lagga. Qui come faccio a scendere? Sì, mi sa che sono l'unico che non riesce a scendere una scala. Ah, ecco qua. Ok, perfetto. Io direi, ragazzi, che qui si è fatto ancora il grano. 25 di grano. Quindi casomai possiamo tornare. Qua non l'ho visto, ma non c'è nulla. In questo villaggio non c'è niente. E quindi. Le carote, eccole! Eccole qui le. Ah no, queste qua sono le patate. Vabbè, che prendiamo tutti, ragazzi, perché qui questo villaggio, sinceramente, non mi piace tanto per abitarci. Perché avete visto com'è? Cioè, non è tutto piano, diciamo, è tutto strano. E quindi non mi piace tanto per abitarci. Però qualcuno di voi mi ha detto di fare altri villaggi. Quindi ho visto che qualcuno di voi mi ha detto che ha trovato altri villaggi. Ho visto anche uno che mi ha mandato la foto di un villaggio nella sabbia, nel deserto. E quindi andremo a visitare anche gli altri villaggi. Io ho preso tutto quello che potevo, diciamo, da questi qua. Mi dispiace, ragazzi, tanto qui non verrò più. Quindi mi prendo tutto. Mi prendo tutto quello che ci sta, patate e tutto. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace davvero tanto. E direi di tornare a casa. Le coordinate della casa, ce le ho segnate qui. Però mancano 13 minuti, quindi non torniamo a casa, ragazzi, ma andiamo direttamente nel prossimo luogo dove andiamo a visitare. Io vi ricordo, ragazzi, di lasciare qui sotto un commento con scritto: intanto sto morendo. Sto morendo, non me ne sono neanche accorto. Mamma mia, mezzo attacco. Cioè, la patata non toglie nulla, bisogna cuocerla prima. Vabbè, comunque. Nel prossimo episodio, ragazzi, prenderemo alcuni ciottoli che ce li ho, giusto? No, non ce li ho. Vabbè, andremo un attimo lì a prendere dei ciottoli e ci facciamo. No, ma sono anche qua. Però dopo distruggo la loro casa, allora no. Comunque, vado a prendere dei ciottoli così ci facciamo un attimo la fornace, così mettiamo a cucinare le patate e le cotolette, le costolette, tutta quella roba lì, così mangiamo e andiamo alla ricerca del prossimo villaggio oppure della prossima struttura che mi avete lasciato qui sotto nei commenti. Quindi, per questo video è tutto, ragazzi, come sempre vi ringrazio per i commenti e per tutte le cose che mi dite. Lasciate un bel like, arriviamo a 100 like e passate sulla mia pagina Facebook se volete iscrivervi, se volete parlare con me potete farlo lì e seguitemi anche su Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video, bella!